Cari ferraresi, eccoci arrivati alla fine di questo 2019 ed eccomi qui a scrivervi per fare insieme a voi un bilancio dell'anno che si conclude e qualche progetto per il futuro. Per me questo è stato un anno importantissimo, soprattutto grazie a voi che mi avete affidato il compito di guidare la città, ma penso che il 2019 sia stato un anno speciale anche per tutti voi, che come comunità avete deciso di andare incontro al futuro con una sfida nuova, fatta di entusiasmo e partecipazione. Non è mancato giorno, da quando sono stato eletto primo cittadino, che io non abbia incontrato qualcuno di voi, pronto a sottopormi le proprie idee e le proprie speranze o un progetto per far crescere la città. Era esattamente questo che intendevo quando vi invitavo a prender parte al cambiamento e sono felice che abbiate colto in pieno il mio messaggio di apertura. Mettere insieme le idee, ne sono convinto, è il modo giusto per costruire il bene comune. Partendo dalle cose fatte, posso certamente dire di aver lavorato sodo insieme a tutta la giunta per mantenere fede alle promesse fatte e per dare alle questioni più urgenti, già in questi pochi mesi di governo, risposte concrete ed efficaci. Abbiamo fatto scelte importanti, abbiamo portato a casa risultati concreti e aperto strade nuove per la crescita e lo sviluppo della nostra città. In soli 2 mesi, come sapete, abbiamo chiuso il campo nomadi di Ferrara, da 30 anni in condizioni inaccettabili e addirittura utilizzato come centrale organizzativa del crimine. Lo abbiamo fatto semplicemente considerando che chi vi abitava è un cittadino come tutti gli altri, senza bonismi e senza creare corsie preferenziali, ma allo stesso tempo senza venir meno a doveri di assistenza per le famiglie più deboli. A settembre poi abbiamo inaugurato una nuova sezione di scuola materna per andare incontro alle esigenze dei ferraresi con bimbi piccoli e, correggendo le manovre regionali, abbiamo abbassato del 60% le rette degli asili nido anche per le famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano, convinti che nessuno debba dover scegliere tra la carriera e l'essere genitore. Quella che vogliamo tracciare nei servizi del welfare è una strada equa che non lascia indietro nessuno, ma che metta al centro i diritti di chi ha contribuito e contribuisce a far crescere la nostra economia. Per questo, parlando di progetti per il 2020, già nei primi giorni dell'anno presenteremo i nuovi regolamenti per l'accesso ai servizi scolastici e agli alloggi popolari, entrambi basati su nuove regole a garanzia di una vera equità sociale che finalmente valorizzi i ferraresi. Anche in materia di sanità abbiamo già gettato basi solide per il futuro. La mia battaglia per un servizio sempre più vicino ai cittadini si gioca su 2 fronti. Come sindaco, insieme a tutti gli assessori, sto lavorando per realizzare il punto di primo intervento in centro storico e per garantire la presenza diffusa dei servizi sanitari nell'intero territorio, risolvendo, come è successo nella frazione di Ravalle, piccoli e grandi problemi di ordine pratico. Come presidente della conferenza sociosanitaria territoriale invece ho proposto di avviare il percorso di fusione tra ASL e l'ospedale Sant'Anna, con l'obiettivo di ridurre i costi di una doppia dirigenza e unificare i servizi sotto un'unica guida per renderli più efficienti. Sarà un percorso impegnativo, ma sono certo che porterà ottimi risultati. Ci siamo occupati attivamente di sicurezza in questi mesi. Abbiamo scelto e nominato un nuovo comandante per la polizia locale. Stiamo pianificando la costruzione di una nuova caserma funzionale e utile ad un lavoro serrato di controllo del territorio in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Già nelle ultime settimane, inoltre, insieme al vice sindaco, abbiamo dato il via ad un'operatività più ampia e organizzata della polizia locale, con un approccio nuovo che nel 2020 diventerà strutturale e che non lascerà più spazio a dubbi. A Ferrara, compresa la GAD, non c'è più posto per chi delinque e non rispetta le regole. Sul versante delle opere pubbliche, il piano degli investimenti che abbiamo presentato nelle scorse settimane parla chiaro. La vivibilità, il decoro e il recupero della bellezza della nostra città sono al centro di un programma articolato che parte dal rifacimento dei marciapiedi del centro e delle periferie, trascurati per anni, che passa per il rafforzamento degli impianti sportivi e arriva fino alla riqualificazione delle mura che rimetteremo a nuovo per 1 chilometro all'anno. L'arte e la strepitosa bellezza della nostra Ferrara continuano ad essere al centro dell'attenzione e per questo abbiamo avviato importanti progetti che porteranno a valorizzare Ferrara attraverso il circuito cinematografico e storico-turistico, promuovendo anche al di fuori della nostra provincia la storia del Ducato Estense e il Paglio, che con una nuova guida dell'ente e con il supporto dell'amministrazione punterà ad uscire finalmente dai confini locali per affermarsi sulla scena nazionale e internazionale come uno tra i pochi e più antichi d'Italia. Vogliamo che il 2020 sia l'anno dell'orgoglio ferrarese. In programma, oltre alla cura e al sostegno di tutte le manifestazioni identitarie, culturali, sociali ed enogastronomiche, ci saranno la grande sfida della candidatura di Ferrara capitale italiana della cultura e la valorizzazione della Ferrara ebraica con un'importante mostra al MEIS e un progetto di gemellaggio con Toledo,
città in cui ha sede il Museo dell'Ebraismo Spagnolo. Come avevamo promesso, per rilanciare Ferrara abbiamo pensato concretamente anche alle imprese, a partire da quelle agricole, spina dorsale della nostra economia, per cui grazie al nuovo bilancio sarà ridotta l'IMU sui terreni agricoli e azzerata la TASI sui fabbricati rurali strumentali, fino a quelle commerciali, per le quali rivedremo a brevissimo le imposte sulla pubblicità e agli ambulanti, a sostegno dei quali stiamo riaprendo aree mercatali e abbiamo stanziato un fondo apposito chiedendo in cambio una buona qualità del servizio. Il 2020 sarà anche un anno dedicato a fare di Ferrara una città del lavoro. Come sapete, il primo obiettivo di mandato che ci siamo prefissati è quello di portare a Ferrara nuove realtà imprenditoriali, far uscire la nostra provincia dagli ultimi posti della classifica della produttività a livello regionale e valorizzare finalmente la sua posizione strategica che la vede punto centrale tra diverse province ad alta produttività. Grande impegno metteremo in questo progetto anche grazie ad una nuova vivacità di Sipro che si impegnerà come mai prima a fare il sistema tra tutte le realtà del territorio. Questo breve bilancio di cose fatte e avviate indica almeno in parte il grande impegno che abbiamo messo in campo per essere all'altezza delle aspettative dei cittadini che ci hanno scelto. È un lavoro importante e impegnativo che ha bisogno di tempo, ma abbiamo già imboccato una nuova strada e che diventerà ancora più efficace a partire dalle prossime settimane, quando entrerà a regime la nuova organizzazione che abbiamo voluto dare alla macchina amministrativa. I dirigenti infatti sono stati ridotti e i settori e i servizi riorganizzati, in modo da valorizzare al massimo le competenze di ognuno, senza appesantire gli ingranaggi con inutile burocrazia. L'effetto dovrebbe essere visibile a breve, con soddisfazione dei cittadini che sentiranno l'amministrazione più vicina e, ne siamo certi, degli stessi dipendenti che lavoreranno con più efficacia e semplicità. Ma non è tutto qui, perché come di certo non vi sarà sfuggito, in questi mesi abbiamo pensato anche al divertimento, quello che coinvolge i giovani e la comunità intera, che allo stesso tempo può portare Ferrara al centro della scena nazionale in una veste nuova. In occasione della festa di Halloween, ad esempio, abbiamo sostenuto l'organizzazione dell'evento Monsterland, che ha utilizzato la splendida scenografia del castello per intrattenere i più giovani a ritmo di musica. Stiamo progettando festival di rievocazioni storiche e, se tutto andrà come speriamo, anche il parco urbano potrà trasformarsi in una grande area concerti per eventi di portata nazionale. Vogliamo che Ferrara diventi una città unita, dove il centro e le periferie possono vivere la stessa qualità di vita con eventi sportivi e musicali che toccano ogni angolo della città e condivisi da tutti. Anche durante queste feste di Natale abbiamo dato un piccolo segnale in questo senso. Oltre che in centro storico abbiamo portato l'albero di Natale anche in zona acquedotto e in zona GAL, dove non era mai stato allestito. È un primo segnale con cui vogliamo inaugurare una stagione nuova, all'insegna della sicurezza, del decoro e del vivere civile. Ricordandovi a proposito che in tutta la città sono vietati botti nelle aree pubbliche per tutelare i nostri amici animali, ai quali, non dimenticatelo, abbiamo dedicato anche un assessorato specifico. Colgo l'occasione per augurare a tutte buone feste. Che il 2020 porti ad ognuno tanta serenità e ancora tanta voglia di partecipare al cambiamento. Siamo solo ai primi passi, abbiamo bisogno di ognuno di voi per essere migliori.